Buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi entreremo nel cuore del pensiero di Marx, perché parleremo del materialismo storico, che è proprio il termine con cui viene definita la filosofia di Karl Marx. Prima di entrare nello specifico, però, facciamo un passo indietro all'ultima lezione. In quest'ultima video lezione abbiamo concluso dicendo che Marx critica la società borghese, la società liberale del suo tempo, dicendo che appunto è troppo individualista e che sarà destinata a essere travolta da una rivoluzione. Però queste affermazioni, questa concezione delineata da Marx, in verità, così come l'abbiamo definita l'altra volta, suona ancora troppo astratta e generica. Anzi, come direbbe Marx stesso, troppo ideologica. Perché diciamo questo? Perché, arrivato a un punto della sua riflessione, Marx vorrà ben delineare la differenza della sua filosofia legata alla prassi, come avevo detto l'altra volta, rispetto al passato. Ed è proprio per rimarcare questa differenza che nel 1846 scriverà L'ideologia tedesca. In quest'opera Marx arriverà a contrapporre quella che lui chiama una scienza reale della società all'ideologia. Cioè lui vorrà fare un'analisi concreta e storica della società e dei rapporti sociali, non elaborare un pensiero puramente astratto e appunto ideologico. Perché cos'è un'ideologia? Secondo Marx, un'ideologia è una falsa rappresentazione della realtà, o meglio, è una costruzione speculativa che nulla ha a che vedere con la realtà concreta e storica della società. Quando io elaboro una concezione ideologica, in verità tendo a assolutizzare un'idea particolare, un sistema particolare, ignorando quelli che sono i rapporti reali. Come abbiamo detto però già l'altra volta, prima ancora che con Marx, ancora con Feuerbach, le idee derivano dagli uomini e quindi non si può partire dalle idee nell'elaborare un'analisi della società, bisogna partire dagli uomini. E siccome le idee iniziano, derivano dagli uomini, le idee in ogni epoca, secondo Marx, sono sempre espressione della classe dominante. Le idee, le ideologie, meglio, servono a cristallizzare una situazione di potere di una classe su un'altra attraverso un meccanismo di inganno della classe dominante sulle classi più deboli e di autoinganno della stessa classe dominante che pensa di essere in una posizione di potere che possa durare per sempre in maniera assoluta. Per capire meglio questo aspetto, per capire che cosa intende quindi Marx con ideologia, proviamo a leggere alcuni esempi. Come abbiamo appena detto, poiché si tratta di un concetto molto importante, facciamo alcuni esempi. L'aristocrazia crede che i suoi privilegi non siano il risultato di eventi storici che potevano darsi o non darsi, ma invece che abbiano una base naturale. Per questo parla di nobiltà per diritto di nascita e concepisce l'intero sistema dei rapporti sociali alla luce e in funzione di questa credenza. Altro esempio, si afferma che il diritto di proprietà è naturale. Ma in realtà si intende l'organizzazione borghese della proprietà privata. Questa però non è esistita sempre, non è naturale. È il risultato di uno sviluppo storico di cui ha beneficiato una classe e non altre. Molti esseri umani si vedono ora riconosciuto il diritto di proprietà in maniera puramente teorica, ma ne sono esclusi di fatto. Nella sua lotta contro l'aristocrazia, la borghesia sostiene che tutti gli uomini hanno un naturale diritto alla proprietà e all'uguaglianza. Ma in realtà pensa ai propri diritti, ai propri interessi, o per meglio dire, concepisce tutti gli uomini come borghesi e presenta le proprie rivendicazioni come se fossero quelle dell'umanità intera. Questo vuol dire escludere, nei fatti se non nelle intenzioni, quelli che borghesi non sono, e come è avvenuto per secoli, le donne e tutti gli esseri umani che vivono in società cosiddette primitive. Quando soddisfatta, la borghesia crede che debba esserlo tutta l'umanità. Come se non fosse possibile andare oltre. Per la borghesia che ha raggiunto il potere, scrivono Marx ed Engels nella Miseria della filosofia, c'è stata storia, ma ormai non ce n'è più. I rapporti borghesi di produzione e di proprietà, ribadiscono nel manifesto del Partito Comunista, da rapporti storici quali sono, che appaiono e scompaiono nel corso della produzione, vengono trasformati in leggi eterne della natura e della ragione. Ecco, in questo testo che abbiamo letto, innanzitutto troviamo un secondo personaggio che non abbiamo ancora nominato, cioè la figura di Friedrich Engels. Engels collaborerà
tantissimo con Marx nello sviluppo del suo pensiero, scriveranno insieme il Manifesto del Partito Comunista, quest'altra opera che abbiamo citato, La miseria della filosofia. Diciamo che per lungo tempo il pensiero di Marx e di Engels si fonde, nel senso che molta della dottrina comunista non è ascrivibile a uno dei due, ma a entrambi. Ecco, cosa abbiamo visto? Cosa abbiamo letto? Alcuni esempi di ideologia, l'aristocrazia come diritto naturale, la proprietà privata come diritto naturale. Ecco, queste sono delle ideologie. Cioè, prendendo il secondo esempio, la borghesia nel momento in cui prende il potere, abbiamo visto l'altra volta prende il potere attraverso la rivoluzione francese, secondo Marx, tende a cristallizzare la sua nuova posizione dominante, trasportando in maniera assoluta e astratta quella che è la situazione in cui si trova. Mi spiego meglio. La borghesia fonda tutto il suo potere sul concetto di proprietà privata, che i borghesi hanno, e quindi fa della proprietà privata un diritto naturale. Cioè, santifica e rende assoluto un diritto, una situazione meglio, che però di fatto non è esistita sempre. La proprietà privata non è esistita sempre e quindi secondo Marx non può essere un diritto naturale. A maggior ragione però la borghesia quando lo fa pensa a se stessa, non pensa in maniera filantropica, possiamo dire, a tutta l'umanità, perché c'è tutta una serie di persone che sono escluse dalla proprietà privata. E questo è un meccanismo che secondo Marx avviene sempre, nel senso che ogni qualvolta c'è una classe dominante, quella classe dominante tende a fermare la storia, a non prevedere che possa esserci un ulteriore sviluppo, un'ulteriore evoluzione che porterà a emergere di nuovi valori e di nuove situazioni a lei avverse. No, ogni qualvolta una classe assume una posizione dominante, tende a fermare la storia in quel momento e a creare un'ideologia, cioè a costruire un sistema di pensiero, un sistema di valori, di cultura, che sono una fotografia della situazione sociale che la vedo in una posizione dominante. Ma questa, dice Marx, questo è un procedimento di inganno, appunto, come abbiamo detto prima, no? Non corrisponde alla realtà, perché la realtà subisce sempre uno sviluppo dialettico, non si ferma, però l'ideologia è una sorta di tentativo di fermare lo sviluppo storico della realtà. E come abbiamo già detto la scorsa volta, anche Feuerbach, che comunque già aveva detto che il pensiero deriva dall'individuo concreto, era rimasto troppo astratto. Quindi non si dovrà più parlare di uomo, di umanità, secondo Marx, ma di individui determinati e situazioni sociali ben determinate. Quindi, posto che la storia non si basa su una dialettica dello spirito, quindi la storia ha uno sviluppo dialettico, ma non una dialettica dell'idea o dello spirito, su quale tipo di dialettica si fonderà? Sull'unica tipo di dialettica possibile, o quella più concreta possibile, secondo Marx, cioè sulla dialettica bisogno-soddisfacimento. Cioè nel momento in cui nascono i rapporti sociali, si sviluppano dei bisogni e la necessità di soddisfare questi bisogni, una necessità primaria di soddisfare i bisogni che l'uomo ha. E cosa significa parlare della dialettica bisogno-soddisfacimento? Significa parlare del lavoro. Ed è per questo che la dialettica di Marx è una dialettica fondata sul lavoro. Proviamo a leggere quest'altro testo, che contiene in pochissime righe tutta una serie di concetti fondamentali della filosofia di Marx che poi andremo a approfondire. Nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono a un determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali. L'insieme di questi rapporti di produzione costituisce la struttura economica della società, ossia la base reale sulla quale si eleva una sovrastruttura giuridica e politica, e alla quale corrispondono forme determinate della coscienza sociale. Il modo di produzione della vita materiale condiziona in generale il processo sociale, politico e spirituale della vita. Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è al contrario il loro essere sociale che determina la loro coscienza. A un dato punto del loro sviluppo, le forze produttive materiali della società entrano in contraddizione
con i rapporti di produzione esistenti, cioè con i rapporti di proprietà, che ne sono soltanto l'espressione giuridica, dentro i quali tali forze per l'innanzi si erano mosse. Questi rapporti, da forme di sviluppo delle forze produttive, si convertono in loro catene. E allora subentra un'epoca di rivoluzione sociale. Con il cambiamento della base economica si sconvolge più o meno rapidamente tutta la gigantesca sovrastruttura. Quando si studiano simili sconvolgimenti, è indispensabile distinguere sempre fra lo sconvolgimento materiale delle condizioni economiche della produzione, che può essere constatato con la precisione delle scienze naturali, e le forme giuridiche, politiche, religiose, artistiche o filosofiche, ossia le forme ideologiche che permettono agli uomini di concepire questo conflitto e di combatterlo. Come non si può giudicare un uomo dall'idea che egli ha di se stesso, non si può giudicare una simile epoca di sconvolgimento dalla coscienza che essa ha di se stessa. Occorre invece spiegare questa coscienza con le contraddizioni della vita materiale, con il conflitto esistente tra le forze produttive della società e i rapporti di produzione. Per comprendere appieno il testo fondamentale di Marx che abbiamo appena letto, è necessario che ci fermiamo un attimo e andiamo a spiegare alcuni dei termini che Marx usa, perché adesso andremo a vedere appunto i principali concetti chiave che Marx ha utilizzato nel testo che abbiamo appena letto. Innanzitutto Marx parla di forze produttive. Cosa sono le forze produttive? Sono l'insieme di tutti quegli elementi necessari per soddisfare dei bisogni e per produrre dei beni. Quindi, innanzitutto, abbiamo la forza lavoro, cioè i lavoratori in una società industrializzata, essenzialmente gli operai. Poi abbiamo i mezzi di produzione, cioè tutti quegli strumenti necessari per produrre beni e soddisfare i bisogni: la terra, i macchinari, ma anche le fonti di energia, di elettricità, il vapore, eccetera, eccetera. E poi le conoscenze tecniche e scientifiche che una società dispone in un determinato, di cui una società dispone in un determinato momento storico. Ecco, l'insieme, quindi forza lavoro, mezzi di produzione e conoscenze, fanno le forze produttive in un determinato momento storico. Marx parla poi di rapporti di produzione. Che cosa sono? Sono le relazioni che si instaurano tra gli uomini nel corso del processo produttivo. Cioè, per produrre determinati beni entrano in gioco tutta una serie di figure, non solo la forza lavoro, ma anche i proprietari dei mezzi di produzione. E infatti queste figure hanno delle relazioni tra loro e infatti i rapporti di produzione regolano il possesso ed impiego dei mezzi di lavoro. Ad esempio, nella società feudale abbiamo i proprietari terrieri e i servi della gleba, ad esempio, che hanno un rapporto ben definito, oppure abbiamo sempre vassalli, valvassori e valvassini che sono in un rapporto ben definito tra loro. Quindi i rapporti di produzione regolano il possesso ed impiego dei mezzi di lavoro. Ed è importante dire che i rapporti di produzione non sono fissi assoluti e valgono una volta per tutte, ma sono storicamente determinati. Nella società antica ci sono rapporti di produzione di un certo tipo, nel Medioevo rapporti di produzione di un certo tipo, nella società moderna rapporti di produzione di un altro tipo. Quindi l'insieme delle forze produttive e dei rapporti di produzione in un determinato momento storico formano quelli che Marx chiama i modi di produzione. È un modo di produzione che cos'è? Ad esempio il feudalesimo, dove abbiamo determinate forze produttive, contadini, vassalli, servi della gleba, abbiamo determinati rapporti di produzione basati appunto sul sistema vassallatico feudale e quindi il modo di produzione è quello del feudalesimo. Anche il capitalismo è un modo di produzione, dove abbiamo forze di produzione essenzialmente dettate dal sistema di fabbrica, dalla classe operaia, e abbiamo rapporti di produzione in cui i capitalisti sono i datori di lavoro e gli operai sono i lavoratori. Abbiamo letto anche questi due termini, struttura e sovrastruttura. Cosa intende Marx quando usa queste parole? Allora, la struttura è essa stessa il complesso dei rapporti di produzione e delle forze produttive in un determinato momento storico, cioè è la base, il fondamento economico che sta sotto ad ogni società. Nel senso che ogni società è caratterizzata innanzitutto da rapporti di tipo economico, da rapporti di produzione, da forze produttive di un certo tipo, da quindi
un modo di produzione ben preciso. Ed è questa la base della società, la cosa più importante, ci dice Marx, da cui dipende tutto il resto. Perché? Perché sulla struttura poi si leva una sovrastruttura, sta sopra, appunto, sovrastruttura giuridico-politico-culturale. Di che cosa si tratta? Si tratta delle leggi, della cultura, degli usi e costumi di un popolo, delle ideologie che si sviluppano in un determinato momento storico, della religione, di una nazione, di un popolo. Quindi tutti quegli aspetti non materiali, ma spirituali e culturali, che però dipendono direttamente dalla struttura, secondo Marx. Cioè la sovrastruttura è diretta emanazione della struttura. Quelle ideologie di cui abbiamo parlato prima nascono, scaturiscono naturalmente da una società le ideologie perché? Perché quella società ha una struttura economica di un determinato tipo. Quindi Marx ci sta dicendo che il pensiero di un popolo dipende direttamente dal tipo di struttura economica che ha quel popolo. Con una struttura economica diversa, l'ideologia e il pensiero sarebbe stato diverso, ma sarebbero state diverse anche la religione, sarebbe stata diversa anche il sistema giuridico e tutti questi altri aspetti culturali della società. Ed è questo il nocciolo del materialismo storico, cioè la chiave per capire lo sviluppo delle varie società nella storia. Nel senso, la struttura, abbiamo detto, determina leggi, religione, cultura, filosofia, eccetera, eccetera. E quindi tutta la storia dell'umanità è determinata e scandita dalle condizioni economiche, delle contraddizioni di quei sistemi economici, non da forze di natura spirituale, come affermava Hegel, sempre però secondo un processo dialettico. Ma la dialettica di Marx non cammina sulla testa, come quella di Hegel, come già ci diceva Feuerbach, ma è una dialettica che cammina sui piedi, quindi sulla base, sulla struttura economica. Ecco, quindi abbiamo visto come Marx si concentra sui fattori reali e concreti della società, ecco qua il materialismo, si concentra sull'aspetto materiale della storia, però nella sua evoluzione storica, dandone un'interpretazione scientifica, dà rigore di scienza alla sua interpretazione della storia. Come funziona quindi la dialettica della storia, secondo Marx? La storia non è altro che una successione di modi di produzione. Ed ecco qua uno schema che ben ci rappresenta come funziona la dialettica della storia. Cioè, da una condizione originaria di dipendenza personale, i rapporti sociali si sviluppano via via verso un regime di indipendenza personale. Si inizia una condizione originaria di proprietà comunitaria tribale, dopodiché si afferma la dialettica basata su bisogno e soddisfacimento e quindi modo di produzione che Marx chiama asiatico, proprietà del signore o despota. Dopo sviluppo della proprietà privata nella comunità antica. Poi abbiamo modo di produzione feudale con la proprietà feudale, il modo di produzione capitalistico con la proprietà capitalistica e il punto finale, secondo Marx, sarà l'abolizione della proprietà privata e la nascita di una società senza classi, cioè il comunismo. Ecco, è importante dire che il passaggio da un modo di produzione all'altro avviene quando lo sviluppo delle forze produttive non è più compatibile con i rapporti di produzione esistenti, ossia con i rapporti di proprietà. Ma questo lo approfondiamo un momento. Quello che dobbiamo ben capire, infatti, è come si passa da un modo di produzione a un altro, come funziona questa dialettica della storia nei suoi vari passaggi. Allora, in un modo di produzione, abbiamo detto, abbiamo forze produttive e rapporti di produzione. Le forze produttive rappresentano la classe, o il ceto lavoratore, quello che, produce, ad esempio, il terzo stato, in epoca feudale, oppure gli operai nel modo di produzione capitalistico. Ecco, le forze produttive non sono mai uguali a se stesse, si evolvono. Il terzo stato nel Medioevo, nel pieno Medioevo, è puramente composto da contadini, poco a poco si evolve, si trasforma gradualmente in borghesia. Quindi le forze produttive sono un elemento dinamico, mentre i rapporti di produzione tendono a rimanere statici. Perché? Perché i rapporti di produzione sono imposti dalla classe dominante, che come abbiamo detto in precedenza impone la propria ideologia, ma impone proprio questi rapporti, cioè è in una situazione di superiorità e tende a cristallizzare quella,
con la sua superiorità dandole carattere assoluto. E quindi, siccome la classe dominata è in progressiva ascesa, si arriverà per forza a un certo punto al momento di scontro. In ogni epoca, secondo Marx, si arriva a una situazione di conflitto, quella che Marx chiama la lotta di classe, che si concluderà in che modo? Con la vittoria della classe in ascesa, che quindi diventerà a sua volta classe dominante, stravolgerà il modo di produzione, imporrà il proprio modo di produzione e la propria visione del mondo. Ad esempio, la Rivoluzione francese è stato lo scontro tra aristocrazia e borghesia, classe dominante e classe dominata nel modo di produzione feudale, con la vittoria di quest'ultima, cioè della borghesia. Il modo di produzione feudale è stato abbandonato, è stato imposto il modo di produzione capitalistico, che prevede che la borghesia sia la classe dominante e che imponga quindi anche tutta una serie di valori: struttura economica, rapporti di produzione di un certo tipo e sovrastruttura giuridica, filosofico-sociale. Ecco, quindi, come abbiamo visto nello schema precedente, Marx delinea il cammino della società attraverso questa serie di lotte di classi: società asiatica, antica, feudale, borghese e infine socialista, con i rispettivi modi di produzione. Lo sbocco finale della storia è appunto il comunismo. Teniamo presente che per Marx comunismo e socialismo sono praticamente sinonimi, sarà solo con la storia del Novecento che iniziano a prendere due strade diverse a questi termini. Ecco qui. Quindi come funziona la storia, qual è la dialettica della storia, qual è il materialismo storico. Ed ecco ancora una volta il legame con Hegel che comunque ritorna. La dialettica, la storia si evolve secondo un procedimento dialettico, cui però il soggetto non è lo spirito, e l'opposizione tesi-antitesi è sempre tra classe dominata e classe dominante, quindi un'opposizione concreta in ogni società storicamente determinata. Tutto quello che abbiamo detto in questa lezione si troverà praticamente riassunto nel Manifesto del Partito Comunista, questa breve opera che Marx e Engels scriveranno nel 1848, e in cui vogliono delineare l'azione programmatica dei comunisti, e quindi troviamo sintetizzati tutti i punti cardine della dottrina marxista di cui abbiamo parlato. Ecco, innanzitutto, quindi non scendiamo troppo nel dettaglio, diciamo solo un paio di cose di cui non abbiamo ancora parlato. In quest'opera Marx ed Engels vorranno innanzitutto mettere chiarezza nel mondo del comunismo. Infatti, tutta la prima parte sarà dedicata a distinguere il loro socialismo, socialismo marxista o come loro lo chiamano scientifico, da tutti gli altri socialismi errati che erano venuti prima. Distinguono il socialismo reazionario, quello conservatore e soprattutto il socialismo utopistico. Quest'ultimo, che era stato elaborato in diverse versioni da diversi intellettuali come Saint-Simon, Fourier, Owen, verrà molto criticato da Marx, il socialismo utopistico, perché è un socialismo che si sviluppa all'inizio dell'Ottocento e che riconosce sì tutte le contraddizioni portate dalla rivoluzione industriale e quindi dall'affermazione del modo di produzione capitalista, ma in verità il socialismo utopistico non avrà come obiettivo la rivoluzione proletaria, ma tenterà di risolvere queste contraddizioni in maniera utopistica, appunto, secondo Marx, quindi in maniera irrealizzabile, attraverso una pacifica trasformazione della società tramite le riforme, tramite la concordia tra datori di lavoro e lavoratori. Ecco, questa appunto è qualcosa di irrealizzabile, secondo Marx, non può in nessun modo trovare uno sbocco concreto, pratico, e anche questa è un'ideologia, perché i datori di lavoro non abbandonano. La borghesia non rinuncerà mai alla sua posizione di potere, a spartire il potere con la classe operaia. E quindi l'unico sbocco pratico, secondo Marx ed Engels, è la rivoluzione. Come ci si arriva alla rivoluzione? Ormai dovremmo averlo capito, attraverso la dialettica borghesia-proletariato, che porterà alla lotta di classe. La borghesia è la classe dominante nel modo di produzione capitalistico. Però la borghesia, e qui facciamo quest'ultimo approfondimento, a differenza delle precedenti classi dominanti del passato, è una classe di per sé dinamica e ha anche avuto un ruolo fondamentale nella storia. Proviamo a vederlo con quest'ultima lettura. La storia di ogni società sinora esistita è la storia delle lotte di classe. Libero e schiavo, patrizio e plebeo, barone e servo della gleba, mastro artigiano e garzone,
In breve, oppressori e oppressi sono sempre stati in contrasto tra loro. Hanno sostenuto una lotta ininterrotta, a volte latente e a volte aperta. Una lotta che è sempre finita o con una trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o con la rovina comune delle classi in lotta. Sorta al tramonto della società feudale, la società borghese moderna non ha eliminato i conflitti di classe. Alle antiche, essa si è limitata a sostituire nuove classi, nuove condizioni di oppressione, nuove forme di lotta. La nostra epoca, l'epoca della borghesia, si distingue però dalle altre per aver semplificato i conflitti di classe. L'intera società si va sempre più scindendo in due campi nemici, in due grandi classi direttamente contrapposte l'una all'altra, borghesia e proletariato. Qui Marx, dopo averci rispiegato come funziona la dialettica della storia, cioè che è storia di lotta di classe, ci dice anche che la società capitalista è la società più semplice da analizzare, perché c'è una grande polarizzazione. Tutta la società si divide chiaramente e nettamente in due classi, contrapposte tra loro, borghesia e proletariato. Attenzione a questo passaggio. La borghesia ha svolto nella storia un ruolo altamente rivoluzionario. Dove è giunta al potere, la borghesia ha distrutto tutti i rapporti feudali, patriarcali, idilliaci. Essa ha lacerato spietatamente tutti i variopinti legami feudali che stringevano l'uomo al suo superiore naturale e non ha lasciato tra uomo e uomo altro legame che il nudo interesse, il freddo pagamento in contanti. Ha annegato nell'acqua gelida del calcolo egoistico i santi fremiti dell'esaltazione religiosa, dell'entusiasmo cavalleresco, della malinconica ristrettezza provinciale. Ha dissolto la dignità personale nel valore di scambio e in luogo delle innumerevoli libertà faticosamente conquistate, oppure accordate, ha posto come unica libertà quella di un commercio privo di scrupoli. In una parola, in luogo dello sfruttamento velato da illusioni religiose e politiche, ha introdotto lo sfruttamento aperto, spudorato, diretto e arido. La borghesia ha spogliato della loro aureola tutte le attività fino allora guardate con rispetto e pia soggezione. Ha trasformato il medico, il giurista, il prete, il poeta, lo scienziato in suoi operai salariati. La borghesia ha strappato il tenero velo sentimentale ai rapporti familiari, riducendoli a un semplice rapporto di denaro. Ecco qui che Marx riconosce il ruolo altamente rivoluzionario della borghesia, che è stato elemento fondamentale nello sviluppo della dialettica della storia, del materialismo storico, perché ha permesso l'abbattimento del modo di produzione feudale, ha instaurato un nuovo modo di produzione e ha strappato tutto, ogni tipo di velo sopra questo modo di produzione, nel senso che mentre in passato sempre c'era una struttura economica che regolava l'andamento della storia, ma questa struttura era ammantata, era ricoperta da un velo di ideali, illusioni religiose, politiche, era veramente nascosta la realtà delle cose. Nel modo di produzione capitalista, tutto si svolge alla luce del sole. È una società basata sul calcolo, sull'interesse, sul denaro, sullo sfruttamento e non fa nessun tentativo di mascherarlo. E quindi renderà ancora più facile, secondo Marx, il suo superamento. Quindi questa borghesia che ha sviluppato le forze produttive, ha unificato i mercati di tutto il mondo, ha laicizzato la società, togliendo ogni velo di carattere morale e religioso, quella che è la verità delle cose, cioè che la storia si muove per motivazioni economiche, tuttavia questa borghesia che ha avuto un ruolo così importante ha in se stessa un difetto fondamentale, cioè il borghese mira al profitto privato. È una classe fortemente individualista, mentre le forze produttive nella società capitalista sono forze fortemente sociali, secondo Marx. Il proletariato, la classe operaia, è molto sociale, non ha questo individualismo tipico della borghesia. E quindi è la borghesia stessa a generare una contraddizione. La borghesia ha bisogno della classe operaia, genera la classe operaia, anzi, la cerca di aumentarla sempre di più per i suoi fini individualisti, però più la borghesia cerca il profitto, più il proletariato aumenta e il proletariato aumenterà anche la propria coscienza di classe e inizierà a mettere in atto quella lotta di classe per affermare i suoi valori. E quindi qui si arriverà allo sbocco finale che è riassunto
nel famoso slogan utilizzato da Marx ed Engels alla fine del manifesto del Partito Comunista, cioè proletari di tutto il mondo, unitevi, unitevi, unitevi verso l'emancipazione del genere umano, attraverso ovviamente la rivoluzione. Bene, qui direi che possiamo terminare la lezione di oggi. Ci manca un ultimo aspetto non meno importante di Marx da trattare, cioè il capitale, che sarà quello che vedremo nella prossima lezione.